Parliamo di Alessio Scarpi che è collegato con noi. Buonasera Alessio. Buonasera a tutti voi. E grazie buonasera. Per ciao Alessio, buonasera. Invito. Grazie. Che cosa accadde in un Udinese-Genoa di qualche anno, Udinese-Cagliari di qualche anno prima? Possiamo anche vedere le immagini. Praticamente si vede, Alessio giocava al tempo nel Cagliari, così come nel Cagliari giocava anche il difensore centrale che era Grassadogna, vedete? E Grassadogna viene colpito in maniera del tutto involontaria da Thomas Locatelli, papà dell'attuale giocatore del Milan, e perde conoscenza. E fu Alessio Scarpi con la sua prontezza, diciamo, praticandogli una respirazione in attesa del medico, l'abbiamo visto, insomma, che poi è arrivato subito dopo, eccolo qua. Però, come ci insegnano anche ai corsi, è fondamentale cercare di tenere il battito del cuore in quel momento lì, di riprendere immediatamente il battito del cuore, perché era andato in arresto cardiaco Grassadogna, come si è visto, per una ginocchiata fortuita proprio dietro la nuca, insomma, assestata a Thomas. Non è che se l'era accorto Locatelli. Questa è stata la parata più bella che hai fatto, Alessio? Ma sono sempre stato attratto dagli uomini, ti dico. a parte gli scherzi, che dico, è stata una scena un po' particolare. Insomma, ho visto il mio compagno, ne ha perso praticamente i sensi. E in un attimo mi è venuto distinto, perché l'ho visto senza respiro, che non aveva perso proprio i sensi. Ho cercato di rianimarlo, insomma, la prima cosa che mi è venuta in mente è di fargli l'aspirazione bocca a bocca, insomma, che poi sarà durata dai 5 ai 10 secondi, insomma, non mi ricordo benissimo. Meno male che poi è andato tutto bene, dai, questo è l'importante. Ecco Alessio, non è stato un gesto, parleremo anche adesso della tua carriera, ma non è stato un gesto usuale, insomma, perché come si può immaginare, tu peraltro eri tra quelli più lontani, immagino, no? Però ti sei reso conto subito di quello che è accaduto. Come hai fatto a capire in quel momento lì, visto che c'erano tanti giocatori intorno, e tu eri in porta? Ma guarda, io sinceramente ho visto il mio compagno che aveva proprio perso i sensi, io di fortuna avevo visto tanti, capito, però vedevo sempre il compagno che continuava a respirare. In quel momento ho visto proprio il mio compagno che privo di respiro, capito? Di sensi, di qualsiasi cosa. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è di fargli una respirazione bocca a bocca, insomma. Avevi mai fatto esperienze di salvamento? Nel senso, avevi avuto qualche corso, avevi seguito qualche corso o è stato proprio un istinto tuo? Ma no, qualche corso l'avevo seguito, però ho capito, ma così teoricamente non è come la pratica, assolutamente, perché poi tra la teoria e pratica cambia dal giorno alla notte, capito? Quindi è stata una cosa proprio di istinto, perché infortuni ne ho visti tanti, capito? Poi ti rendi conto quello che è più grave e quello che magari è meno grave. Lì avevo capito che c'era qualcosa di più del solito. Certo. Per gli amanti del calcio, sì. Che cosa fa oggi Alessio Scarpi? Oggi alleno al Genoa. Portieri a Genoa. Annata un po' complicata quest'anno al Grifo. Assolutamente un po' complicata, però ti dico, siamo fiduciosi, dai. L'importante è la salvezza e quindi lottiamo per questo obiettivo. Dico anche complicata per i portieri, perché c'è stato chiaramente l'infortunio di Perin che ha chiaramente creato un po' di problemi. Assolutamente sì, Mattia è un ragazzo fondamentale per il Genoa, capito? Un ottimo portiere, un ottimo ragazzo, ci è mancato moltissimo. Però abbiamo dietro dei ragazzi che sono bravi e quindi sono convinto che alla fine riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, che sarà la salvezza. Senti Alessio, peraltro ti facciamo gli auguri perché hai fatto da poco il tuo compleanno, proprio qualche giorno fa, e tu hai qualche, diciamo così, pentimento per la tua carriera, qualche rimorso, qualcosa che avresti potuto fare di più e meglio, qualche porta che ti si è chiusa davanti, proprio per usare una metafora cara a tutti i portieri? Perché insomma ricordiamo il tuo talento, tu eri un ragazzo insomma che sin dall'inizio si era messo in luce, ha avuto anche una buona carriera tra Serie A e Serie B, ma forse c'è quella sensazione che potevi raggiungere qualche traguardo ancora ulteriore.
No, guarda, io penso che alla fine quello che hai ottenuto è quello che ti meriti, non c'è niente da fare. Questo è il mio parere, ti spiego. Sì. E sono contentissimo perché alla base di tutto è che se uno dà il massimo, poi quello che hai ottenuto vuol dire che era quello che ti meritavi. Senza averne né di più né di meno, insomma. Io ho sempre cercato di dare il massimo con le società che sono andato e se ho ottenuto tutto vuol dire che questo mi meritavo, punto e basta, non ci sono altri né se né come né perché, capito? Grazie, Alessio. Grazie mille Alessio. Vabbè, c'è una domanda? No, volevo soltanto... Ciao, l'attore Nicolò Senni che voleva farti una domanda. Volevo soltanto ringraziarti, io all'epoca ti avevo al Fantacalcio, proprio quell'anno lì è una mia pedina fondamentale, grazie Scarpi, grazie sempre. Ma non potevi prendere un altro. Grazie davvero. No, peraltro ricorderei a proposito allora di Fantacalcio che la Gazzetta dello Sport nella sua lunga storia ha messo una sola volta 10 a un calciatore e la mise quella volta ad Alessio Scarpi per quel gesto. Indovina chi ce l'aveva al Fantacalcio. Quindi evidentemente insomma il gesto oltre ad aver salvato la vita diciamo. Ti fatto passare una buona domenica. Grazie mille. Grazie mille Alessio, in bocca al lupo per la tua carriera al Genoa. Grazie. Ciao, grazie davvero. Grazie ad Alessio Scarpi.